Durante una simpatica convivialità tenuta nella sede del gruppo Alpini di Sulmona, sono stati premiati una quindicina di soci con più di 50 anni di anzianità di iscrizione all'ANA, Associazione Nazionale Alpini. Il gruppo di Sulmona è il primo gruppo di alpini che si è costituito in Italia, ancor prima dell'Associazione Nazionale. È un gruppo attivo e impegnato. Tutti sappiamo che gli alpini, ancorché non più in servizio attivo, sono sempre pronti a dare una mano laddove serve la loro attività, la loro capacità di ingegnarsi, il loro aiuto in caso di calamità. Non a caso gli alpini sono una presenza importante nel campo della protezione civile. Il gruppo di Sulmona si avvia ad essere un gruppo ancora più impegnato, con un programma che abbiamo potuto visionare su un giornalino che loro scrivono, Monte Morrone. Recentemente il gruppo ha eletto un nuovo capogruppo, un giovane, 32 anni, Marco Di Silvestro, succeduto al compianto Olindo Le Donne, recentemente scomparso. Olindo mi ha trasmesso la sua passione per l'ANA e per quella che è la protezione civile ANA. E devo soltanto a lui tutto l'amore che oggi porto con me. Mi hanno detto che lei è il più giovane capogruppo d'Italia. Pare che sia il capogruppo uomo più giovane d'Italia, visto che sono dell'anno 84, quindi ho 32 anni compiuti 3 giorni fa. Prima della cena preparata dagli stessi alpini, in una sala gremita di soci e familiari, medaglie e pergamene sono state consegnate a soci che vantano 50 anni di iscrizione all'associazione. I tuoi meriti. Con tanti auguri e lunga vita. In certe occasioni si sente sempre l'emozione. Il più anziano di iscrizione è Sabatino Di Berardino, oltre 60 anni, ma il più anziano in assoluto è Dan Costantino Carnevale, tenente cappellano degli Alpini. Pensate, ha solo 103 anni. Avevo fondato io il gruppo di Santa Maria Rabona. E devo dire che dopo Sulmona naturalmente non è più attività. Di Berardino ci ha mostrato alcuni cimeli delle attrezzature del corpo degli alpini, quadri, fotografie, labari, gagliardetti. Alcuni quadri sono del pittore sulmonese, nonché alpino, Umberto Malvestuto. Il materiale è molto e si sta pensando di allestire un museo degli alpini. Sabatino, queste sono delle racchette, ma non sono per le persone, non per gli alpini, ma per chi? Erano per i muli. Per evitare che affondassero nella neve. Sì, per non far affondare dalla neve. E quindi era un bel pensiero questo qua, perché poi noi portavamo i gettoni con la racchetta da neve che erano con i spaghi sotto. Nell'anno 1915 questo gruppo di giovani ragazzi, bambini più che altro, in un secondo tempo la maggior parte di loro sono anche partiti per fare appunto gli alpini durante la guerra. E il gruppo di Sulmona pare sia nato nell'anno 1915, antecedente alla nascita dell'Associazione Nazionale Alpini, che invece è avvenuta nel 1919. Quindi siete più anziani. Siamo il gruppo più vecchio d'Italia.